11. Studio di lingua francese, squarci di poesia, facezie. Il solo che potesse insegnare la lingua francese in quei tempi a Roveredo era l'amabile signor don Marco Tazzoli, uomo sopra i 60 anni, di illustre famiglia, onesto, liberale e pien aneddoti e facezie. Fu egli, nella sua gioventù, segretario privato d'un ambasciatore di Francia alla corte di Torino e sapeva il francese forse meglio dell'italiano. Egli mi dette lezione, non tanto per interesse, quanto per l'amicizia che i portava a mio padre e per la stima e riconoscenza che io gli dimostrava, essendo questo il miglior modo per acquistare l'affezione e le cure inestimabili di un maestro. Oltre le istruzioni alimentari, egli mi faceva leggere le lettere di Madame de Sévigné, il Telemaco, la Morale di Seneca ed un poco della storia antica di Roland. Non contento di insegnarmi la lingua francese, cercava di farmi conoscere altre cose utili o piacevoli alla società. Io leggeva seco o copiava squarci di poesia italiana. Ei mi raccontava storielle d'ogni sorta, e così mi istruiva divertendomi. Eccone qui una che mi disse d'aver udito dal suo ambasciatore. Una dama della corte di Luigi XV uscì un giorno dal palazzo delle Tuileries per passeggiare nel giardino. Era essa al di là dei settant'anni, brutta, imbellettata e con un naso da far paura, però coperta di una veste ricamata e ricchissima, ma fuori di moda, anzi molto antica. Due servitori la seguivano con livrea di gala. Avanzatasi ella un poco nel giardino, incontra un cavaliere che si mette a ginocchio davanti a lei e le prende e le bacia l'orlo della veste. I servi volevano scacciarlo, ma essa non volle, e dimandò sul momento a quel signore che cosa intendesse fare. Scusate, disse egli sempre in ginocchio e con occhi bassi, scusate madama se vi ho offesa, ma sappiate che io sono il più grande ammiratore ed il più gran fanatico per le antichità. Nel vedere la vostra superbissima veste, non ho potuto fare a meno di baciarla. Oh, rispose la galante parigina. Se non si tratta che di antichità, baciate dunque il mio naso, che ha vent'anni più della mia veste. Levossi l'antiquario e nel vedere quel pezzo di nasone fece una profonda riverenza e tirò avanti. Conversando un giorno sopra la ricchezza e l'avarizia di certi individui del paese, si sfogò egli contro di essi severissimamente e raccomandòmi d'essere sempre generoso né mai spilorcio. Vedete come parla il celebre Anacreonte? È duro il non amare, duro è l'amare ancor, più duro poi mi pare il non goder d'amor. Sangue, saper, costume, è indifferente, o oh villa, solo dell'oro il lume sembra in amor gentil. Pera per sempre quello che prima l'oro amò, il padre ed il fratello per loro ei non curò. Oggi ogni mal funesto, solo dell'oro è don. E quel che è più, per questo gli amanti più non sono. I sentimenti di quest'ode, uniti alle disposizioni che io aveva già succiate dalla liberalità di mio padre, mi fecero colpo, ma in seguito mi furono fatali, poiché sin da quel tempo non mi curai più del denaro che per rispenderlo. Un altro giorno chiesi al maestro qual era la ragione per cui io non sentiva che lamenti e discontentezze. Che altri diceva, che mondo di miserie, che valle lacrimosa, altri non mi curo più della vita, vorrei morire, e ciò da persone che mi sembrava mangiassero, bevessero e si divertissero allegramente. Mi rispose don Marco, che io non era ancora in età da conoscere il mondo, né da vedere quello che accadeva nell'interno delle famiglie e dei cuori di coloro che io credeva gioissero allegramente. Leggete questo squarcio del nostro ammirabile Metastasio, il poeta e filosofo più naturale che abbia mai esistito, e avrete una piccola idea delle miserie della vita umana. Perché bramar la vita e quale in lei piacer si trova, ogni fortuna è pena e miseria ogni età. Tremiam fanciulli d'un guardo al minacciar, sian gioco adulti di fortuna e d'amor, gemiam canuti sotto il peso degli anni. Or ne tormenta la brama d'ottenere, or ne trafigge di perdere il timor. Eterna guerra hanno i rei con se stessi, i giusti l'hanno con l'invidia e la frode. Ombre, deliri, sogni, follie, son nostre cure. E quando il vergognoso errore a scoprirsi incomincia, allora si muore. Demofonte Scoprendo il vecchiarello ch'io cambiava di colore, che era agitato, che i miei occhi sempivano di lacrime, fingendo di non vedermi, scrisse sul momento lo scherzo seguente, che mi fe tanto ridere. Epitafio. Giace sepolto in questa oscura fossa un capron che morì seguendo il gregge. Al pastore lasciò la pelle e l'ossa, e le corna nel fronte a quei che legge. Mi scrisse pure subito dopo una pasquinata, che passò poi in proverbio, diretta ad un famoso predicatore, la cui eloquenza attraeva ogni persona e convertiva i più grandi scellerati, ma la cui condotta privata non era prudente né esemplare, cioè che avrebbe detto piuttosto vamo, vi adoro, che dominus vobiscum». La pasquinata è in dialetto milanese e dice Chi fa quel che i preti dis va a seguire in paradis, chi fa quel che i preti fa a cadel diaul se ne va. Vedendo che io mi divertiva, ebbe la compiacenza di narrarmi una storiella non men visibile dell'epitafio e della pasquinata. Un povero venditore di libri teneva un panchetto in una strada e si sfiatava gridando ogni momento: Compendio della storia antica di Roland, Compendio della storia di Francia di Mignot, Compendio della storia d'Inghilterra di Goldsmith. Nessuno comprava un libro. Passò un faceto ma a cui il libraio ispirava pietà, e gli disse che ei non avrebbe mai fatto fortuna coi suoi compendi, conosciuti da ognuno, ma che dovrebbe avere una storia completa e nuova, e che se voleva gliene scriverebbe il titolo. L'accettò il venditore, e l'incognito glielo scrisse. Poi lo consigliò a farlo stampare e ad incollarlo sopra ogni volume che ei possedeva. Così fece quel povero uomo, e pochi giorni dopo comparve al banchetto con la sua biblioteca gridando Storia completa del nostro padre Adamo, il primo uomo sopra la terra, scritta dal suo precettore. Nell'udire il titolo di un'opera così bislacca, accorsero tutti in folla e, senza guardare né pensare che Adamo non poteva aver avuto un precettore, la comprarono e in pochissimo tempo non ve n'era più un esemplare. Furono tutti corbellati e il libraio fu sorpreso e consolato caro quel don Marco, come era amabile e come conosceva e si dilettava a distruire e a compiacere la gioventù. In materia di religione egli era intrepido filosofo morale, e diceva, sostengo che la religione è la più bella cosa che abbia inventato l'uomo, anzi che abbia rivelato il Dio. Tutto è buono nella vera religione, niente vedi cattivo. Son tanto portato per essa che proteggerei persino i bacchettoni se non avessi osservato nel corso di mia vita che essi sono generalmente furbi ed egoisti. Fanno delle elemosine ai poveri per ostentazione, fanno doni alla Chiesa per sfarzo, leggono il Nuovo Testamento per ipocrisia, ma non mettono in pratica una sola delle tante virtù che contiene. CAPITOLO 12. Inclinazione del commercio Apertura del teatro di Roveredo. Nuovo studio di lingua italiana. Frammenti di poesia. Lo scopo principale del mio genitore nel farmi imparare il francese era che io potessi tenere la corrispondenza in quella lingua. Essendo stato quattro mesi sotto l'istruzione di Don Tazzoli, io ne sapevo, al di là del bisogno, per tale oggetto. Ma varie circostanze mi obbligarono di lasciarlo, non però senza gran cordoglio. M Applicai allora sempre più al negozio, alla scrittura doppia, a tenere il quaderno delle fiere, eccetera, ma coltivando sempre la mia diletta musica, tanto più che il commercio andava al peggio e che io prevedeva che essa sarebbe stata un giorno il mio pane. Era mio padre soggetto ad una malattia comune nel paese, la doglia di mal di petto e negli ultimi anni di sua vita ne era attaccato una o due volte nell'inverno, che lo teneva ogni volta in pericolo o infermo per sei o sette settimane. In quel frattempo il suo nipote si lagnava aspramente che tutto il peso del negozio cadesse su di lui, faceva il padrone assoluto, e quando il suo convalescente zio ritornava agli affari, ei lo riceveva con aria altera e dispettosa. Mio padre soffriva al martirio, ed io moriva di passione, senza che mi fosse lecito di crocifiggere quell'ingrato. Vicino ad una fiera di Bolzano, detta del Corpus Domini, trovaron si ammalati tutti e due. Fui allora mandato io stesso a far quella fiera, con procura Fratelli Ferrari. Ciò che lusingò non poco la mia ambizione e il mio amor proprio. Far tratte sopra le prime piazze d'Europa, accettar cambiali, far pagamenti, ricevere denari. Che stimolo fu quello per farmi amare il commercio! Ma che! Ritornando dalla fiera, trovai a Rovereto che si facevano le prove di un'opera buffa per l'apertura del teatro, Giannina e Bernardone di Cimarosa. Nota dell'editore: opera che il Cimarosa scrisse per Venezia nel 1785. Fu quella che vi si rappresentò e che era piuttosto un pasticcio ocentone che un'opera. Ma non importa, era nuova in quel paese e le novità piacciono dappertutto. La compagnia si poteva chiamare uno scarto dell'Italia, fuori d'un Fucigna, basso caricato, che non era cattivo attore, e di una Casalis prima donna che non diceva male. Asseriva ella ad aver 29 anni, ma si sa qual è il privilegio delle prime donne. Aveva però la carnagione e la voce bastantemente fresche. Fu scolara dell'orbo bettoni del Conservatorio dei Mendicanti di Venezia e sapeva il suo mestiere. Fece alcuni teatri con applausi in Italia. Poi andò e restò dieci anni a Dresda, rappresentando particolarmente le opere deliziose di Naumann, Schuster e Mislivicek. Nota dell'editore a fine capitolo. Avendo essa bisogno di un maestro che le passasse la parte, e non essendovi in roveredo un tal soggetto, mi fece dimandare se io volessi avere la compiacenza di assisterla». Risposi che io era solamente un dilettante, ma che se mi credeva capace l'avrei servita, senza alcun interesse, tanto per obbligarla quanto per essere utile all'apertura del teatro. Accettò essa la mia offerta, eccitando così la mia ambizione e il mio amore per la musica. Altro che la procura dei fratelli Ferrari. Nell'udirmi chiamare signor maestro, io mi sentiva esaltato, liquefatto, imbalsamato di gioia e contento. Fui dunque introdotto dalla signora Casalis ed essa mi accolse con la più grande civiltà. Le passai la parte con franchezza, poiché il suo quaresimale non era che roba vecchia, non classica e per conseguenza facile a decifrarsi. Dopo che l'opera andò in iscena, continuai a frequentare la prima donna e le ho grandi obbligazioni. Ella mi fe conoscere, cantare e accompagnare una quantità di musica dei pocanzi mentovati maestri, i duetti da camera del Padre Martini, le cantate del cavaliere Alessandro Scarlatti messi in duetti dal Durante, eccetera, eccetera. Nota dell'editore a fine capitolo. Vedendo il trasporto che io avevo per la musica, mi incoraggiò a comporre, ed io, senza sapere alcuna regola, cominciai a scrivere delle serenate e con grande esito per quei buoni roveretani e saccardi. Scrissi poscia delle melodie per flauto, per violino, viola e violoncello, sul genere di Davo, di Saint-Georges, eccetera, che io chiamava come essi li chiamavano, quartetti. Mi divertiva pure nel dar lezione per amicizia a questo o quello. Il principe Venceslao Liechtenstein, canonico di Bologna, stava allora a Roveredo, in casa e sotto la cura del suo aio, il chiaro abate Tachi. Sua altezza fu colà il mio scolaro prediletto poiché aveva talento, studiava e mi trattava con la più grande affabilità. Sentendo apprezzar dappertutto le mie disposizioni musicali, mi determinai di darmi alla musica ed andare a studiarla professionalmente a Napoli, appena fossi stato fuori di minorità. La sola difficoltà che io avevo di andare in Italia era il non saper bene tal lingua, ed il parlarla come un veneziano corrotto. Ma una circostanza felice mi favorì in questo. Strinsi amicizia con una mia cugina, Annetta Parisi, giovane di buoni costumi e fanatica per la lingua e letteratura italiana. Ci volevamo bene, ma molto bene, e senza un partito che le si offerse e che ella accettò. Credo che da cugini saremmo divenuti consorti, ma il nostro amor nascente passò sott'acqua e restammo in appresso sempre amici veri. Sebbene io avessi l'occasione di vederla quasi tutti i giorni, pure mi scriveva a essa delle lettere gentilissime, ma così bene che io avevo vergogna in rispondere. Glielo dissi ed essa mi consigliò a prendere lezione dal suo maestro. Ne chiesi il permesso a mio padre, ed egli, che non sapeva rifiutarmi nulla, me lo concesse. Il signor Don Giuseppe Pedezzani fu il mio nuovo maestro di lingua italiana. Veniva a darmi lezione in casa dei miei cugini parisi e loro. Era egli un po bisbetico, serio, buffoncello, critico, galante con le signore, satirico con chi non gli andava a genio, ma linguista e letterato di gran merito. Fu poscia riconosciuto tale a Verona, a Firenze e per tutta l'Italia. Stetti tre soli mesi sotto le sue istruzioni, e così avessi potuto restarci assai più. Nulla di meno, ei mi corresse da quegli errori massicci e triviali di cui era infetto e mi pose in istato di potermi aiutare da me. E se in appresso fui e son capace di farmi intendere, ne debbo certo la principale obbligazione al chiaro e severo Pedezzani. Mi istruì con la grammatica del corticelli e col farmi leggere, copiare ed imparare a mente dei frammenti di prosa e poesia da autori che fan testo di lingua. Se occorreva qualche dubbio o difficoltà, egli li scioglieva subito ricorrendo ai classici italiani, che teneva sulla tavola ove si studiava, ma con tal rapidità e franchezza che pareva che egli li sapesse tutti a mente. Semmai si presentava qualche voce antica e fuor d'uso, egli prendeva allora il decamerone. E con tal pretesto mi lasciava scorrere qualche passo grassetto, ma sempre scritto con la purezza di lingua del Boccaccio. Ecco qui alcuni squarci di poesia che da lui raccolsi e che spero non saranno disgraditi al lettore. Avarizia: Sen giace qui fra questi marmi unita, d'un avaro crudel l'alma meschina, che pianse quando morte ebbe vicina la spesa del sepolcro e non la vita. Giovanni Francesco Loredano. Ingratitudine Donna vidi raminga in nuda arena, languida, ed arsa dal calore estivo, pianta sorger di pomi e fronde piena, e un ruscello apparir limpido e vivo. Ella assisa alla dolce ombra serena, or di pomi si pasce, or beve arrivo. Spirto ripiglia, e ristorata appena, e quelli prende e prende questo a schivo. Al fin superba in pie si leva, e poi con atti oltraggia, sconoscenti e rei, il ruscello, la pianta e i frutti suoi. Seccansi, e l'acqua e i rami in faccia lei. Pastorelle, scacciatela da voi, l'iniqua ingratitudine è costei. Silvio Stampiglia Sonno Giace in Arabia una valletta amena, lontana da cittadi e da villaggi, che all'ombra di due monti è tutta piena d'antichi abeti e di robusti faggi. Il sole indarno il chiaro di Vimena, che non vi può mai penetrar coi raggi, si gli è la via dai folti rami tronca, e qui vi entra sotterra una spelonca. Sotto la negra selva una capace e spaziosa grotta entra nel sasso, di cui la fronte ledera seguace, tutta aggirando, va con torto passo. In questo albergo il grave sonno giace, l'ozio da un canto corpulento e grasso, dall'altro la pigrizia in terra siede, che non può andare e mal si regge in piede. Lo smemorato oblio sta sulla porta, non lascia entrare né riconosce alcuno, non ascolta in basciata né riporta, e parimente ti è incacciato ognuno. Il silenzio va intorno e fa la scorta alle scarpe di feltro e il mantel bruno. E da quanti ne incontra di lontano che non debba venir, cenna con mano. Ludovico Ariosto. Nota dell'editore. Naumann, Johann Gottlieb e non Naumian, nato a Blasewitz presso Dresda nel 1741, morì a Dresda nel 1801. Scrisse una ventina di opere, oratori, salmi, messe e mottetti. Il Mislivecek, a cui accenna il Ferrari, è certo il Mislivecer Giuseppe che nacque a Praga nel 1737, figlio di un mugnaio e da principio violinista nelle chiese di Praga. Scolaro del famoso organista Segert, Pubblicò nel 1760 le sue prime sinfonie, che ebbero grande successo. Fu a Venezia nel 1763. Fu poi chiamato a Napoli, ove scrisse il bell'erofonte, che piacque infinitamente. Qui a Napoli egli era detto Venturini, oppure il boemo. Vi tornò nove volte, poi fu a Roma, a Milano, a Bologna, ove nel 1770 si incontrò con Mozart. Confessava di non sentirsi ispirato che dal cielo d'Italia, come Winkelmann. Come Thorvaldsen. A Napoli nel 1778 scrisse la sua famosa Olimpiadi: Ov'è quell'aria indimenticabile. Se cerca, se dice. Morì a Roma a 44 anni nel 1781. Lo Schuster, Giuseppe, maestro delle letture di Sassonia, nacque a Dresda nel 1748. Col Naumann nel 1765 intraprese un viaggio in Italia. Scrisse per i teatri di Napoli e di Venezia. Morì a Dresda nel 1812. A Napoli dette di done abbandonata, l'idolo cinese, Creso in Media e l'isola disabitata. Salvatore di Giacomo. Fine della nota. Seconda nota dell'autore, il padre Giovanni Battista Martini è stato il più erudito musicista che il Settecento abbia avuto. Nacque in Bologna il 25 aprile del 1706 e vebbe i primi insegnamenti musicali dal padre violinista. Morì nel 1784, a 3 di ottobre. I dizionari biografici consacrano parecchie pagine a questo insignia italiano, autore di quella storia della musica che anche oggi è un'opera delle più consultate e vantate. Lo Scarlatti, Alessandro, che il Florimo indica quale fondatore della scuola musicale napoletana e maestro nel conservatorio dei poveri di Gesù Cristo, ebbe in verità predecessori in fatto di somiglianti fondazioni non da meno di lui il provenzale per esempio ne mai insegnò ai poveri di Gesù Cristo e questo m'hanno dimostrato le mie ricerche recenti nell'archivio fin qua inesplorato di quel conservatorio morì nel 1725 Salvatore di Giacomo fine della nota